Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati per la nostra finestra sull'archeologia. Oggi andiamo a Londra per vedere una mostra che è un evento imperdibile. Racconta la decifrazione dei geroglifici, un momento davvero cruciale per la comprensione della storia antica. Si intitola Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt. È una mostra impeccabile per i contenuti, per la scelta dei reperti, per le vetrine, per l'apparato didattico, pannelli e didascalie, per la scelta dei video, dei suoni, ma anche per il confronto tra le lingue antiche e le lingue moderne. Davvero un plauso ai curatori. Ma ora addentriamoci nella mostra. La mostra espone oltre 100 opere, riunite qui per la prima volta, molte provenienti dalla collezione permanente del British Museum, ma anche da altri importanti musei come il Museo Egizio di Torino. È aperta dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 17.30, il venerdì fino alle 20.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 17.30. Protagonista di questo percorso millenario non può essere che la Stele di Rosetta, uno dei più importanti reperti esposti al British Museum. Si tratta di una stela egizia in grano diorite, che riporta un'iscrizione divisa in tre registri per tre differenti grafie: i geroglifici, il demotico e il greco antico. L'iscrizione è in realtà il testo di un decreto tolemaico emesso nel 196 a.C., in onore del faraone Tolomeo V Epifane, che al tempo aveva solo 13 anni, in occasione del suo primo anniversario della sua incoronazione. Il testo è quindi lo stesso, ma è scritto in tre differenti grafie e quindi la stele ha offerto, grazie proprio alla parte in greco, una chiave decisiva per la comprensione della lingua egizia. La stele fu trovata nel 1799 in un piccolo villaggio egiziano chiamato El Rashid, Rosetta appunto, sul delta del fiume Nilo, a poca distanza quindi dal Mar Mediterraneo. La stele di Rosetta ha fornito la chiave per decodificare i geroglifici, permettendo agli studiosi di leggere questa antica scrittura. E quindi è stata una svolta importantissima, non solo per la comprensione della storia dell'Antico Egitto, ma per la comprensione della storia dell'umanità. I geroglifici si rivelano quindi non essere solo dei bei simboli, ma rappresentavano una lingua viva. E così tutti quei testi, quegli scritti che sembravano muti, ora invece raccontano un passato favoloso, glorioso, ma anche estremamente semplice e quotidiano. I reperti esposti in mostra ci raccontano tanti aspetti della vita politica, religiosa e quotidiana di questo antico popolo. Possiamo toccare con mano la loro fede incrollabile nel potere dei faraoni, nella vita dell'aldilà. Ma scopriamo anche che amavano il buon cibo, i giardini, scrivevano lettere. Possiamo scoprire scene di vita quotidiana, banchetti, battute di caccia e scopriamo anche il loro umorismo. I curatori di questa mostra hanno creato un percorso storico-temporale meraviglioso che ci definisce con precisione la corsa alla lettura della stele e quindi alla decifrazione dei geroglifici. Dagli sforzi iniziali dei viaggiatori arabi nel Medioevo a quelli degli studiosi del Rinascimento, fino ad arrivare ai progressi fatti in maniera più mirata, proprio grazie alla scoperta di questa stele, dallo studioso francese Jean-François Champollion, ma anche dall'inglese Thomas Young. È molto interessante la figura di Thomas Young, che forse è meno nota rispetto a Champollion, al quale è attribuita la decifrazione dei geroglifici, ma Thomas Young ebbe un ruolo molto importante, proprio di confronto, di aiuto e di stimolo per Champollion. La data cruciale è il 27 settembre 1822, quando Champollion espose le sue teorie al mondo scientifico nella famosa Lettre à Monsieur Dacier e in seguito nel Précis du Système Hiéroglyphique. Ecco che il mistero dei geroglifici era svelato e nasceva l'egittologia. Tra i tanti aspetti della mostra che mi hanno colpito sono le sonorità.
Nella sala in cui è esposta la stele di Rosetta e in quella successiva in cui passo per passo è possibile seguire il percorso fatto per la decifrazione dei geroglifici da Champollion, ma anche quello fatto da Thomas Young, in verità non c'è una vera e propria cesura tra le due sale, è possibile sentire una voce, un canto di un sacerdote copto. Dovreste riuscire a sentirlo anche in questo video. Questo crea una grande suggestione nei visitatori. Successivamente, invece, laddove è esposto il libro dei morti, è possibile sentire una voce che legge il testo in geroglifico. Anche questo è di grande suggestione. La mostra termina con un bellissimo video del Nilo e ci si lascia trasportare dalla corrente del fiume che scorre tra la lussureggiante vegetazione con alle spalle il deserto roccioso. Ecco, ci si lascia portare verso l'uscita. Spero che questo breve viaggio all'interno della mostra Hieroglyph Unlocking Ancient Egypt vi sia piaciuto. Mi auguro abbiate trascorso un sereno Natale e non mi resta che augurarvi buona fine dell'anno e un felice 2023.